Oggi parliamo dell'affidamento dello stadio comunale. Dopo una lunga e attenta riflessione, l'Entella ha deciso di non partecipare al bando emanato dal Comune di Chiavari per l'affidamento in gestione del comunale, per una serie di ragioni, diciamo così, tecniche, operative, funzionali, che ai nostri occhi fanno sì che questo bando non funzioni. E vi spiego perché. Lo stadio comunale è la casa dell'Entella da circa 100 e passa anni. È stato costruito nel 34, dal 34 l'Entella è sempre stata qui. Questo non significa niente dal punto di vista dei diritti, ma significa soltanto che la squadra di Chiavari, come succede in tutte le città d'Italia, trova nello stadio comunale la sua casa naturale. Allora, perché non funziona il bando emanato dal Comune di Chiavari? Noi ci stiamo giocando la B. Io sono scaramantico, vi dico già che in B non ci andremo, però lo faccio perché sono un marinaio e come tutti i marinai sono scaramantico, però la realtà è che ci giochiamo la B. Questa sera, mercoledì sera, speriamo di andare avanti. Se noi andiamo in Serie B, noi abbiamo rappresentato al Comune di Chiavari per iscritto il fatto che è obbligatorio fare più di 1 milione di interventi su questo impianto, imposti dalla Lega di B. Questi interventi riguardano il potenziamento dell'impianto luci, perché gli standard dei pixel dell'impianto luci si sono ulteriormente alzati per ragioni televisive e noi abbiamo fatto il conto che ci sono 350-400 mila euro da spendere per l'adeguamento dell'impianto luci. C'è il manto da rifare, perché voi sapete che ci sono state polemiche anche significative nel nostro ultimo anno di B, cioè 3 anni fa, già allora, perché le squadre che vengono a Chiavari spesso si lamentano. Queste lamentele sono risalite alla Lega e la Lega ci ha detto chiaramente che dopo 5 anni, 6 anni di questo manto, per avere la licenza per entrare in Serie B, il manto va rifatto. Naturalmente con un'opzione e con una, come dire, decisa preferenza della Lega di B, del manto erboso. Magari un manto erboso tipo Spezia, cioè misto, però un manto erboso perché oggi in Lega di B non c'è più nessuna squadra che gioca sul sintetico. Terzo, ci sono interventi sui servizi igienici da fare. Il complessivo che noi abbiamo rendicontato all'amministrazione comunale di interventi da fare è circa 1 milione. E questi interventi, nel caso che non si verificherà di Entella in Serie B, vanno realizzati immediatamente perché costituiscono, come dire, elemento ostativo alla possibilità di giocare in Serie B su questo campo. Abbiamo detto ovviamente all'amministrazione comunale, sulla base della storia degli interventi che noi abbiamo fatto qui, su cui poi tornerò, che un bando per l'affidamento in gestione dello stadio comunale non può non tenere conto della necessità di fare questi lavori. Il bando usa una formula che è assolutamente inefficiente, insoddisfacente, dicendo che gli interventi di manutenzione straordinaria si potranno realizzare solo se ci saranno i finanziamenti comunali disponibili, che significa, tradotto in italiano comune, che siccome non c'è nessuno stanziamento in bilancio per fare questi lavori al comunale, significa che non sarebbero in grado di farli per l'entrata del nuovo campionato. Quindi c'è un buco, nel senso che noi abbiamo rappresentato all'amministrazione la nostra disponibilità, come abbiamo sempre fatto, di fare interventi sul comunale a nostre spese, e però ovviamente vogliamo che questo intervento si scarichi su un arco temporale più lungo dei 3 anni, perché pretendere che noi facciamo 1 milione di interventi e scaricarli in 3 anni non ha alcun senso comune. E qui vengo al, come dire, al confronto che noi abbiamo fatto
tra quello che ha fatto l'Entella e quello che hanno fatto le altre società di Serie C in giro per l'Italia. Allora, l'Entella nei 10 anni, 12, 11 anni di gestione dell'ultima concessione ha realizzato in questo impianto di proprietà comunale 4 milioni e 200 mila euro di interventi rendicontati. Probabilmente sono di più, probabilmente sono di più, nel senso che ci sono tutta una serie di spese minori che abbiamo avuto difficoltà a rendicontare, ma prendiamo quello rendicontato, 4 milioni e 200 mila euro. Non esiste nessuna società di calcio delle nostre categorie che ha investito sullo stadio comunale 4 milioni e 200 mila euro. Ovviamente abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di tenere conto di questo investimento, di consentire nel rapporto che si instaura con l'Entella l'ammortamento di questi 4 milioni e 200 mila euro, perché naturalmente l'ammortamento di una spesa così ingente non si è ridotto in 10 anni, ha un arco temporale molto più lungo. Per fare ciò abbiamo preso a riferimento quello che succede in tutta Italia. Cito il caso di La Spezia, che è il più vicino. Nel caso di La Spezia, laddove il restyling dello stadio di La Spezia comporta una spesa di 11 milioni di euro, 4 milioni e 7 sono stati contribuiti dalla regione al comune di La Spezia, ma il privato ne tira fuori 7, più di 7. A fronte di questi 7 milioni, il comune di La Spezia ha fatto una concessione alla Spezia Calcio di 35 anni. Ma se vi andate a vedere quello che succede in giro per l'Italia, ogni volta che le società private, per la verità poche, perché c'è una tendenza che invece noi abbiamo contrastato, vi spiego perché, di chiedere soldi al pubblico per fare interventi sullo stadio di proprietà comunale. I comuni hanno pochi soldi, li fanno malvolentieri. Io ritengo che sia giusto che le società di calcio private facciano investimenti loro, perché è molto più opportuno. È giusto che i soldi pubblici vadano a finanziare scuole, asili, servizi sociali piuttosto che stadi di calcio. E con questa filosofia noi ci siamo sempre comportati, cioè noi non abbiamo, tranne un intervento minore più di una decina d'anni fa, l'intervento sulla Tribuna Sud, tutto quello che vedete e la trasformazione di questo, che viene considerato un gioiello, un piccolo gioiello dal punto di vista dell'impiantistica sportiva, sia di serie Lega Pro che di serie B, l'abbiamo fatto a nostre spese e lo rivendichiamo come merito, perché, ripeto, abbiamo una filosofia aziendale che dice che è meglio che i comuni spendano su altre priorità piuttosto che per delle squadre di calcio. Naturalmente, nel momento in cui siamo disponibili e l'abbiamo confermato all'amministrazione comunale a fare questi investimenti, chiediamo di sederci a un tavolo e di negoziare un rapporto concessorio che tenga conto di quello che fanno in tutta Italia e dell'ammortamento di queste spese. Ci siamo andati a vedere i canoni che pagano le squadre di Serie C, non c'è nessuna squadra in Italia, anche senza fare interventi, a cui viene richiesto un canone di 60.000 euro anticipato per 3 anni come è stato fatto a noi. Non esiste un caso in Italia. Anche questo voglio dire, perché? Quindi, noi siamo disponibili a fare investimenti sullo comunale, siamo disponibili a fare investimenti anche da altre parti su proprietà pubbliche per aiutare la città. Chiediamo di sedersi a un tavolo e di ragionare in maniera corretta, su i modelli che sono universali, che vengono utilizzati universalmente. La seconda cosa che non va bene nel bando comunale è che esiste una legge regionale che definisce rigorosamente i termini preferenziali e i punteggi in base ai quali vengono assegnati gli impianti sportivi. Dentro questi criteri preferenziali, l'attività sociale, e cioè ad esempio quanti bambini giocano nei settori giovanili, la messa a disposizione di terze attività, onlus, vengono molto precisamente identificate e a fronte di ognuno di questi parametri e criteri che sono prevalentemente incentrati sul sociale, ci sono punti. Noi rivendichiamo un'attività sociale di primo ordine che nessuno fa, perché
perché ricordo a tutti che tutti i giorni ci sono 500 giovani che entrano in campo e c'è una struttura tutoriale, medica, sportiva che li assiste. Ci sono pullman che vanno a Genova a prendere i bambini a Nervi e li portano qui, ci sono pullman che vanno a Spezia a prendere bambini e li portano qui. Svolgiamo un'attività di scuola di sport gigantesca. E credetemi, l'organizzazione che è necessaria per mettere in campo questa attività è un'organizzazione importante e costosa, e che questo elemento non venga minimamente preso in considerazione nel bando, violando la legge regionale, che impone invece di prenderlo a conto, non ha spiegazione, e quindi anche questa è una cosa che non va assolutamente bene. Infine, ci è stato chiesto di rappresentare, perché l'impostazione che è stata data è quella di un appalto per un servizio qualunque di interesse economico. Tutti quelli che si occupano di calcio sanno che la gestione di un campo sportivo è tutto meno che una gestione economicamente profittevole. Abbiamo mandato in totale trasparenza all'amministrazione comunale i dati che riguardano la gestione del comunale, dal quale risulta che tra utenze, luce e acqua, manutenzioni ordinarie, attività di steward durante le partite, c'è un deficit di gestione che supera i 200.000 euro l'anno, cioè per far giocare l'Entella al suo stadio comunale, la società ha un bilancio di gestione che vede da una parte gli incassi del ticketing e della pubblicità e dall'altra tutti i costi connessi che fa meno 200. L'amministrazione comunale, i funzionari comunali hanno preso soltanto la colonna dei ricavi, ci hanno disconosciuto completamente tutti i costi. Ora, non riconoscere i costi degli steward è una roba che non sta né in cielo né in terra, perché chiunque viene a vedere le partite dell'Entella vede che ci sono decine e decine di steward che per obbligo di lega sono qua e che devono essere pagati. Ma è stato fatto di più. L'IVA degli incassi dei biglietti è stata messa come ricavo. Voi tutti sapete che l'IVA viene incassata e viene riversata. Come si fa a mettere l'IVA a ricavo? Quindi c'è anche un clamoroso errore dal punto di vista della formulazione del piano economico-finanziario che fa venire fuori un presunto utile della gestione del comunale, utile sul quale il comune di Chiave richiede un provvedimento di concessione. Francamente, ci sembra una roba che non va bene. Quindi non facciamo nessuna polemica. Scriveremo al Comune di Chiavari due cose. Uno, che sulla base della legge regionale ci devono certificare che noi possiamo giocare le partite di campionato su questo terreno di gioco, ribadendo che noi siamo disponibili a fare immediatamente gli interventi necessari per adeguarlo, perché altrimenti se non ci... Noi abbiamo il 9 di giugno, mi pare, come termine, L'ultimo 15, o il diciamo. 15 di giugno, come termine ultimo per il quale dobbiamo comunicare alla Lega Pro o alla Lega di Serie B la disponibilità del campo su cui fare il nostro campionato. Se non ci viene data questa lettera, noi non giochiamo più a Chiavari e poi l'amministrazione comunale di Chiavari spiegherà perché l'Entella non può giocare sul suo stadio di calcio. Avrà l'onere di spiegare ai cittadini di Chiavari qual è la ragione per la quale non è possibile che l'Entella giochi nel suo campo. Lo motiveranno. L'amministrazione deve motivare i suoi atti in base alla legge e in base a delle motivazioni di interesse pubblico, spiegheranno qual è l'interesse pubblico, altrimenti ci devono, al di là del fatto che noi abbiamo partecipato o non partecipato alla gara per l'assegnazione del comunale, ci devono dire che noi possiamo giocare qui. E lo devono fare perché la legge regionale glielo impone, cioè la legge regionale per l'affidamento in gestione dei campi di calcio dice che bisogna riservare alle squadre della città e comunque alla squadra professionistica della città, bisogna mettere a disposizione lo stadio per poter effettuare almeno gli interventi. Il fatto che si dica che
nell'appalto che ci sono 30 giorni che il comune si riserva per mettere a disposizione non bastano, perché noi tra partite di campionato, partite di Coppa Italia e qualche altra partita superiamo i 30 giorni Quindi un approccio sbagliato, le motivazioni non mi interessano, non faccio polemica e non so per quale ragione, diversamente da quello che succede in tutta Italia, il comune di Chiavari nei confronti di una squadra, di un comune di 27.000 abitanti, che è stata per 6 anni in Serie B, che ha portato il nome di Chiavari in tutta Italia attraverso le televisioni, eccetera, che svolge un'enorme attività sociale, provata dalla fatica che facciamo tutti i giorni, compreso il tutoraggio scolastico dei nostri studenti, debba assumere un atteggiamento del genere, è una roba che non dobbiamo spiegare noi, devono spiegare loro. Ma al di là di questo, noi chiediamo rispetto della legge da una parte e buon senso dall'altra, ribadendo la nostra disponibilità e nostra volontà a investire sul comune, sul campo comunale anche a lungo termine. Siamo disponibili a fare investimenti, ma a fronte di una disponibilità del campo a lungo termine che ci dia certezze e che no, dopo aver speso 1 milione, tra 3 anni non ci siamo di nuovo da capo, che qualcuno dice che non possiamo stare dentro il comunale. Questa è la situazione, quindi ci sono delle urgenze immediate che sono quelle della certificazione da parte del Comune di Chiavari della disponibilità a fare le gare del campionato professionistico in cui saremo, Lega C o Lega di B, e la disponibilità da domani mattina da parte nostra a sedersi e sulla base di principi di buonsenso e non discriminatori, perché le amministrazioni comunali sono tenute a comportamenti in buona fede e non discriminatori. Ok? È un obbligo questo qui. Quindi, sulla base di questi principi, noi siamo disponibili a sederci e a continuare a fare quello che come unica società di Lega Pro abbiamo sempre fatto. Nessuno ha investito tanto come l'Entella nel campo, trasformando quello che era un impianto che voi conoscete, soprattutto quelli non più giovanissimi, conoscevano bene, in un vero stadio in cui si sono celebrate importantissime manifestazioni sportive. Come si fa a chiedere di fare più di 1 milione di investimenti e di avere una gestione per soli 3 anni? Quando abbiamo l'esempio a 50 km di un comune come quello di La Spezia che per far fare alla società 7 milioni, noi ne abbiamo fatti 4 e 2, glielo dà per 35 anni. Quando abbiamo gli esempi di Genova, in cui il sindaco di Genova Bucci sta per vendere Marassi a. Ci vogliono vendere lo stadio? Siamo pronti. Siamo pronti. Siamo prontissimi e potrebbero utilizzare le risorse che ottengono dalla vendita dello stadio dell'Entella per fare altre cose importanti per la città. Siamo disposti a collaborare sotto tutti gli aspetti. Vogliamo che la collaborazione sia basata su principi di buonsenso, di razionalità e di non discriminazione. Quando si ha a che fare col diritto amministrativo e con la legge, simpatie o antipatie non contano, eh? Perché in uno stato di diritto il fatto che Gozzi sia simpatico o antipatico non conta. In uno stato di diritto conta la norma di legge e gli atteggiamenti non discriminatori. Tutto il resto è abuso. E mi attengo al fatto che dal punto di vista della reputazione, di quello che abbiamo fatto per Chiavari, dell'investimento che abbiamo fatto su una proprietà comunale senza chiedere nulla, nel senso che potevamo mandare dire, oh, abbiamo speso tanto, cosa ci dai? Noi non abbiamo chiesto contributi. Perché non abbiamo chiesto contributi? Perché forse sbagliando, c'ho in testa quel principio che i soldi pubblici è meglio utilizzarli in altre cose, no? Non è che ci fa schifo a noi se ci danno un contributo per realizzare i lavori, però ci siamo sempre dati questa linea di comportamento che io rivendico perché mi sembra una linea di comportamento giusta. Così come sono d'accordo che con i soldi del PNR non si rifacciano gli stadi di Firenze e di Venezia, in base allo stesso principio mi sono comportato. Ma un conto è dirlo, un conto è fare come noi, cioè noi non abbiamo mai chiesto niente. Abbiamo cercato di gravare il meno possibile sulle spalle delle casse del comune e semmai dare immagine, reputazione della città, notorietà, eccetera, attività commerciali in giro e ci siamo stati noi e i nostri sponsor. Dobbiamo sederci con l'amministrazione comunale per vedere come regolare la partita. Questo
Noi ci presentiamo a quel tavolo con tutta la disponibilità a fare investimenti a lungo termine su questa struttura e quindi a liberare l'amministrazione comunale da un gravame che può essere opportunamente riconvertito in altre attività. Però no, ovviamente chiediamo, se facciamo degli investimenti di lungo periodo, di avere una disponibilità di lungo periodo. Ecco, per lungo periodo quanto chiedereste, come minimo, in base agli Le investimenti ho che fatto volete l'esempio di fare? La Spezia, il comune di La Spezia ha dato lo stadio per 35 anni. Allora, io dico, non posso che prendere quel riferimento lì. Dall'altra parte prendo il riferimento di Bucci che si vende lo stadio al Genoa, probabilmente. Vediamo cosa succede adesso dalla Sampdoria, però voglio dire, sta ragionando, ma sta ragionando giustamente Bucci, perché sempre di più il calcio deve essere dei club. E si devono fare carico i club delle spese. E per il Comune di Genova, gli interventi che il Comune di Genova continua a fare, costosissimi sul manto del Ferraris, sono un gravame che il Comune di Genova non vuole più avere. E quindi, ma siamo disponibili anche a quello. Il Comune di Chiavari è disponibile a vendere lo stadio comunale? Noi siamo qua, siamo pronti a discuterne. La cosa che chiediamo è un rapporto di lungo termine, non si può chiedere a un investitore di investire senza poter fare programmazione, ma non è ABC, voglio dire, no? Come faccio io? Dopo 2 anni mi mandano via? Quindi solo questo chiediamo, quindi certamente ci chiederemo di sederci intorno a un tavolo e di ragionare senza polemiche, pacatamente, per trovare una soluzione nell'interesse dell'Entella e dei tifosi di Chiavari che hanno il diritto di venire allo stadio comunale e vedere giocare della qua. Sì, chi c'è? Una precisazione, uscita questa cosa. Se diciamo, il bando andrà a deserto, sapete cosa succede? Cioè, come funziona a livello proprio operativo? Si può andare a trattativa? Un bando andato deserto è un bando andato deserto. Se ne fa una seconda, una Probabilmente chiamata, una seconda. potrebbero ribandire modificando alcune clausole, per esempio inserendo il fatto che se ci sono degli investimenti realizzati, questi investimenti bisogna tenerne conto sul canone e sulla durata della concessione. Potrebbe essere una soluzione, quella che dicevo prima. Nulla vieta l'amministrazione a fronte di un bando deserto di prendere atto che alle condizioni richieste nessuno ha avuto interesse a partecipare e che quindi bisogna ridiscutere le condizioni. Potrebbe essere una via d'uscita, come dire, corretta da parte di tutti. Buongiorno a tutti, Salvo Agosta, Radio Aldebaran. Lei, Presidente, ha parlato, e anche lo giro anche a Matteazzi, di razionalità, di mancanza di discriminazione, ma e poi di buonsenso. Ecco, questo mi ha fatto riflettere molto. C'è un territorio, un canale di buonsenso che intravedete? L'abbiamo detto, Salvo, il canale di buonsenso è noi siamo Ma io dico nella disponibili. controparte, intravedete qualche Ma persona io che non possa posso avere. mettere nella testa Però di. avete qualche segnale, cioè No, qualcuno che sia sensibile. francamente mi pare di no. Spero che si apra un dibattito all'interno dell'amministrazione perché un ragionamento di buonsenso venga, però non ti so assolutamente dire. Noi queste questioni le abbiamo rappresentate. Abbiamo già chiesto, sapete tutti che sono amico, grande amico di Giovanni Alvedi, e siccome la norma è cambiata recentemente e si può andare a giocare anche in campi di regioni non limitrofe, nella prospettiva della B, e quindi nella prospettiva di dover fare immediatamente gli interventi necessari sul comunale, che comunque comporterebbero che non siamo pronti per la fine di agosto, e quindi qualche partita la dovremo fare fuori. Ci siamo riuniti, abbiamo chiesto alla Cremonese la disponibilità del capo di Cremona, e la Cremonese ci ha dato la sua disponibilità per amicizia, per affetto.